Ciao ragazzi, eccoci qua su Euro Truck Simulator 2, seconda puntata. Sto registrando due puntate di seguito, di solito faccio così, poi non so mai quando le metto, però di solito faccio questa cosa qui. Offerte di lavoro, nell'ultima puntata eravamo arrivati qua a Ginevra, io voglio andare in Italia. No. Vediamo questo, che è un carico un po' più lungo. Vediamo questo, dai. Dobbiamo andare alla Post Pet, un posto di destinazione GPS. Perfetto, allora un attimo che metto a posto la webcam. Ok, messo a posto. Ok, accendiamo il cane. No, cazzo, l'ho già acceso. Io non so ancora quante ore devo dormire. 5 ore, perfetto. Ce la farei. No, vai piano queste marce. Non tirare troppo, altrimenti spacchiamo tutto. Di qua dobbiamo andare veloce perché il carico scade. Quindi guiderò un po' alla pazzo. Però mi scade il carico, mi scade. Ok, questi girano tutti di qua, quindi noi possiamo infilarci come ci pare. Mi scade il carico, mi scade, fatemi passare. Ho un lavoro da fare. Ok, per favore, levatevi dai coglioni. Ok, mettila qua. Ammazza come sto tirando comunque le marce. Ok, vediamo invio. Perfetto, vediamo un po' qua, ho acceso la webcam, sì. Che di solito faccio qualche minchiata. Ok, prendiamo questi giocattoli, 11 tonnellate verso Zurigo. Magari da Zurigo riusciamo ad arrivare in Italia. Ok, andiamo a prenderli. Sono sempre qui dietro, mi danno un fastidio fare 50 manovre per andare a prendere il mio carico. Me lo metterei ben di fronte. Questo? No, è quello da quella parte. Quindi passo qui e poi devo prendere il secondo. Vediamo se lo vedo qua, sì, lo vedo senza girarci dietro. Ok, nel mondo del contrario giro a sinistra per andare a destra. Non ho mai capito perché. Nel mondo del contrario. Ok, attacchiamo e andiamo. Adesso qua dobbiamo fare un po' di attenzione ad uscire. Dobbiamo avere un po' di spazio per girare. Ma comunque no, ce la facciamo tranquilli. Magari rallentiamo un po'. Ma che rallentiamo un po', noi abbiamo una guida così veloce, ci stiamo a fare dei problemi inutili. Ok, qua dobbiamo andare a destra, adesso rispettiamo un po' le leggi, tanto abbiamo preso il nostro carico. Allora, ci fai passare? Oh, grazie che me l'hai appeggiato, andiamo di là. Di là quello non si ferma, guarda che stronzo. Un attimo, non continuare a lampeggiare a tua mamma. Vedi che sto facendo manovra. Chiudiamo la freccia, passiamo tanto è verde. Allora, Ginevra, dobbiamo andare di qua. Allora, sinistra, vediamo un po'. Facciamo un bel viaggio comunque, 3 ore e 51. Io non so neanche se ce la faccio col sonno, sì ce la faccio. Sì ce la facciamo tranquillamente. Meglio così che facciamo un viaggio un po' più lungo. Così, anche perché quello precedente è diventato un po' piccolo, ma... È colpa del gioco che mi ha fatto fare un viaggio piccolo. Dai cazzo, però non vi addormentate. Ecco, intanto alzo la testa, mi dimentico sempre che sono webcam controllato. Guarda là che cazzo di casino che hanno combinato. Mi sorpasso tutti adesso. Non vanno. Sono addormentati, guarda lì. Oh. Cazzo, webcam, stai ferma. Ah, è vero, mi ho messo la mano davanti alla webcam. Comunque, sono tutti fermi. Dai, accelerate questa cazzo di macchina. Poi mi fanno perdere 3 ore, mi fanno perdere. Non vanno. È verde, non vanno, come in città. Vedono il verde, le persone si emozionano. Oh, è verde, non corro. Corri, no, cazzo, è diventato già giallo. Non dura niente sto verde. Questi poi dormono su strada. Niente, mi serve comunque il clacson, perché qua devo fare delle clacsonate. Questo no, ok, questo è il pulsante. No, che cazzo fai? Avevo staccato il trailer. Questi sono i terzi, non ci interessa. Questo cos'è? Ha le luci. Ok, i terzi ricordiamoci che sono qua, perché quando viene a piovere poi dobbiamo premerli. Dai, che ci vogliono 3 ore qua, porca di quella puttana. Non vanno, cioè doppie corsie non vanno. Adesso noi passiamo lo stesso, perché io non è che posso stare qui a cazzeggiare con loro. Guarda questo, guarda se si vuole fare investire. Doppia corsia, cioè la doppia corsia, loro vanno piano.
per vaffanculo, avete rotto i coglioni, sapete guidare. Ovviamente adesso non ce la fa il camion perché mi sto tirando dietro quella macchina. Coglioni. Cioè, poi mi fanno incazzare e vado a fare queste minchiate, però loro ci mettono 3 ore per fare un semaforo di merda. Com'è possibile? Qua non è entrata la marcia. Ok, andiamo con calma, 50 all'ora. Così non becchiamo neanche nessun autovelox. 50, 65. Siamo alla 12ª, comunque ce la possiamo fare. Intanto io guido con la testa storta. Da ammirare come riesco a guidare con la testa storta. No, un po' di lato la tengo, perché comunque voglio guardare sempre lo specchietto lato guidatore. Mi piace tenerlo sotto controllo. Quindi sì, un po' di lato la tengo, però no così di lato. Ok, qua dobbiamo mettere la freccia. Questa è una curva di merda. Fatta male. Progettata per le macchine, gliela fanno fare anche i camion. Berna Zurigo, ecco, la nostra strada. Ok. Stiamo sempre qui in ottava, mettiamo la nona. Ok, la nona è entrata, ce la fa piano piano. Perché comunque questo camion in salita, avendo poca potenza, fa fatica. Decima. Guarda se questo mi fa passare, guarda, guardalo. Guardalo, figlio di puttana. Mi ha tagliato la strada, allargati dall'altra parte, non c'è nessuno. Guidi come alcuni che non sanno come guidare. Va bene, facciamo questi 216 km, sono tantissimi. Intanto passa sempre l'aereo. Cioè, spiegatemi voi com'è possibile che io registro e atterrano 100 aerei. Eppure Bologna non è che sia un grandissimo aeroporto. Posso capire Roma, ma Bologna, cioè, è grande, sì, però. Non si può paragonare ai aeroporti principali italiani come Roma o Milano. Bologna, vaffanculo. Ok, intanto ci mettiamo qui a 90 all'ora. Tutte e due le mani sullo sterzo. Perfetto. C'è una curva brusca, quindi adesso noi ci allarghiamo, tanto non viene nessuno. Oh, rallentiamo un po', non acceleriamo, che qua altrimenti ce ne andiamo fuori strada. Ok, ho tenuto un po' il camion dentro. Comunque avete visto che il camion ondeggiava. E non è mai bello quando ondeggia così. Cos'è questo qua? Il cavalcavia, il segnale del cavalcavia è quella X. No, quella X staccata, quella lampetta staccata, non lo so. Adesso andiamo così piano, perché comunque sta qui una strada schifosissima. Troppe curve, che è sta strada? Mi sembra strada di montagna, mi sembra. Qui vento forte, pericolo, vento forte, vediamo un po', non c'è vento. Di solito sui cavalcavia c'è sempre il segnale pericolo, vento forte, una cosa del genere. Però non riguarda mai le macchine, sempre o i caravan o i camion telati soprattutto perché fanno effetto vela. Qua dobbiamo rallentare dentro questa galleria perché altrimenti ci ribaltiamo sicuro alla prossima curva. Di solito poi in galleria, quando esci dalla galleria, c'è sempre del vento. Qua forse non è stata implementata la funzione vento. Non so se ho detto già del DLC, sì, l'ho già detto. Purtroppo la memoria è quella che è. Allora, vediamo un po' dove dobbiamo arrivare. Perché comunque noi dobbiamo arrivare in 2 ore e mezza. Sono tantissime ore. Ho girato troppo bruscamente. Se si gira troppo bruscamente il volante, si rischia di... o di far capovolgere il camion, poi è un casino, si paga una penale altissima. Perché comunque ogni volta che noi tocchiamo qualcosa col carico prendiamo una multa, perdiamo anche dei soldi sull'incarico che ci hanno dato e non è mai, è sempre bene guidare nel modo più pulito possibile, però purtroppo quando poi ai semafori vedi che le macchine ci mettono 3 ore per passare, ti scoccia poi aspettare. Diciamo che i semafori sono il punto debole dell'intelligenza artificiale di questo gioco. A parte poi alcuni sorpassi stupidi che fanno, tipo ti sorpassano e ti si mettono subito davanti e rallentano. Che non ho mai capito perché fanno quella cosa lì con le macchine. Dai, non stare fuori. Sto cazzo di rumore, mi dà un fastidio. Intanto stiamo andando a 90, stiamo andando spediti. Come dicevo, in autostrada è più semplice guidare, perché comunque vai sempre dritto, fai qualche curva, comunque non devi stare a giocare col cambio. Cioè vai e basta. Devo aumentare la variabile meteo. Noi qua dobbiamo andare dritti, sì, allora sorpassiamo, va.
questi vanno a 50 all'ora. La variabile meteo del gioco, perché mi piacerebbe incontrare qualche diluvio in più. Guarda quello con quella macchina. Dietro non c'è nessuno, no? Allora ci mettiamo sulla sinistra, sulla destra. Andiamo a sinistra, pensavo di sorpassarlo. Come mi sono messo a sorpassare, quello si è messo a accelerare. E questa è una cosa punibile, secondo il codice della strada. È punibile! Vabbè, lasciamo stare le cazzate. Comunque no, è punibile veramente. Non puoi fare... Devi sempre agevolare il sorpasso, mai ostacolarlo. Chi ha fatto scuola guida lo sa. Il sorpasso va agevolato. Io l'ho fatto anche con zero errori. Pensate un po' come sono bravo. Bravo. Le sapevo già quelle cose. Comunque guidavo a 14 anni, ho iniziato a guidare su strada con il cinquantino. E quando guidavo io non c'era bisogno di nessuna patente. Intanto qui un camion si è ribaltato. No, non si è ribaltato, sono tanto saltato. Quando guidavo io il cinquantino non c'era bisogno di nessuna patente, nessun patentino, cioè basta che lo guidi e non fai cazzate, va bene, basta che hai 14 anni, bastava la carta d'identità. Poi hanno introdotto il patentino. Comunque ho iniziato a 14 anni a guidare con la mia prima moto è stato l'RX50 dell'Aprilia, mi sa che era, sì, era Aprilia. C'era quello, io volevo, cioè preferivo o quello o il l'Honda CR. La versione da strada del cross della Honda, cinquantino. Solo che quello lì poi aveva il problema, intanto che facciamo due chiacchiere così, tanto siamo in autostrada, non c'è niente da dire. Quello lì aveva il problema che non aveva il miscelatore automatico dell'olio. Cioè era molto bella, aveva molto ripresa, però non c'era il miscelatore automatico dell'olio, che palle! Cioè devi stare sempre lì con la miscela e con la miscela dietro, perché se vai in alla benzina non c'hai comunque il miscelatore come una volta. E quindi non ho preso quello, ho preso l'RX50, era molto, molto carina, andava anche discretamente bene, era divertente poi, sì dai, è stata una bella moto. Non mi è piaciuto che non aveva il tappo serbatoio non era, oh cazzo ho sbagliato strada per parlare, il tappo serbatoio non era chiudibile con la chiave, quindi chiunque poteva svitarlo, secondo me era una cazzata. Guarda questo servavo, vai bello. Bello! Guarda che per poco non lo investo. Ma adesso che mi hai dato? Ah, è data del prestito. Ogni volta che sento quel rumore sono soldi che ci cappano. Abbiamo pagato 2.800 euro di prestito. Guarda quello, cammina a 50 all'ora sulla corsia di destra, sinistra. Ma vaffanculo, va. Ti investo adesso. E niente, diciamo di questo. Andare di nuovo a destra, a sinistra. E ci rincontriamo questo. Che sul diritto frena. Guarda questo qui che frena sul diritto, che rabbia. Ma io dico, dove cazzo viene insegnata a guidare? Comunque dicevo, l'RX50, poi dopo ovviamente ho avuto l'HGM125, quello è stato il primo amore vero, diciamo. Cioè, come moto è stata la prima moto che ho amato e che amo tuttora. Anche se non ce l'ho più purtroppo, l'abbiamo venduta. Perché anche perché poi le moto a stare ferme si rovinano. A me non piacciono i mezzi che stanno... Stai fermo con sta cazzo di videocamera! I mezzi che stanno fermi si rovinano ed è un peccato. Dobbiamo andare dritto, quindi andiamo a sinistra. Ancora la linea è tratteggiata, quindi abbiamo la possibilità di fare questo cambio di corsia. Finché la linea è tratteggiata possiamo cambiare di corsia. Vediamo se di là viene qualcuno, non viene nessuno. Oh cazzo, metti la dritta. Perfetto, stai qua sulla destra. Perché adesso dobbiamo uscire. Vediamo un po' che c'è il cartello. Cartello ci dice Zurigo, perfetto. Quindi siamo quasi arrivati allora. Allora mettiamo qui una freccia. Intanto c'è del rumore in questa casa assurdo. Non so cosa cazzo stanno facendo. Allora. Questo palazzo poi è sempre pieno di rumore. Un palazzo pieno di rumore con a fianco delle campane. Perché ha rallentato così intanto? È una discesa. Ok. Ecco, adesso c'è una bella stradina tutta curve, un serpentellino da fare a 50 all'ora. No, cazzo, per poco non perdevo il controllo della macchina, è un camion. Beh, poi ho avuto il caggiramito, ho guidato anche poi negli anni un Honda Super Teneré, no, è Yamaha Super Teneré, poi ho guidato un CBR 600F, un V-Strom, ho avuto un V-Strom 650, non depotenziato ovviamente,
mi piacciono le macchine, le cose depotenziate, che è il depotenziamento. E poi, oh cazzo, sono salito sul, devo cambiare la mappa. E poi basta, non parliamo più, poi ho lasciato le moto perché non ho più l'età per fare certe cose. Prima andavo, non dico quanto, però andavo. Poi ho perso, oh cazzo, ho sbagliato, frena, porca troia. Ok, per parlare di moto, per poco non facevo un incidente e mi si spegneva il camion. Ok, ci siamo. Siamo quasi arrivati. 2 chilometri. Vediamo un po' dove cazzo è questa industria. Non mi ricordo mai i nomi delle industrie a cui consegnare. Sarebbe meglio ricordarselo perché è più facile poi trovarle. Anche visivamente si legge il nome. Vabbè, di qua vanno che è una bellezza. Tranne questo rosso che c'ho davanti. I modelli delle macchine sono un po' pochini in questo gioco, secondo me. Vabbè. E poi dovevano implementare... qua dobbiamo andare a sinistra, quindi mettiamoci nell'altra corsia, al semaforo a sinistra. Dovevano implementare qualche camion, intanto passa l'aereo come sempre, mi atterra sempre sul balcone, quando io gioco atterra sul balcone, mi fa apposta. Dovevano implementare qualche camion particolare, tipo un camion per il trasporto dei massi, tipo quei grandi cat, magari un lavoro in miniera, ecco. Sarebbe stato carino se l'avessero implementato, tanto il camion ci sono, cioè il modello è un attimo farlo. Il gioco è implementato per la guida dei camion, si poteva fare, vabbè, magari è un suggerimento che prenderanno e lo faranno poi in futuro. Allora, di qua a sinistra, guarda un po' dove cazzo devo andarmi a ficcare adesso per raggiungere quel luogo lì. Ok, qua è piano, tanto c'è il semaforo rosso, è inutile correre. Mettiamo la quarta, seconda, ok, passiamo, tanto il verde. Qua dobbiamo stare attenti per curvare nel modo corretto, altrimenti i giocattoli che arrivano rotti. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo quasi arrivati, ormai 0 km, ma non capisco qual è la... Ah, eccola, quello lì, si entra di qua? No, si entra la prossima, si entra. Ho sbagliato, scusate. Vediamo dove cazzo lo vuole parcheggiato adesso. Fermati tu con la macchina. Io ho il camion e c'ho precedenza. Allora, mettiamoci di qua. No, il cancello. Non ti tirare il cancello, li giochi. Allora, gira. Prendiamola più larga per far diventare dritto, il più dritto possibile. Anche perché qua è un parcheggio difficile. In mezzo a due. Dobbiamo far addrizzare il, come si chiama lì, il container di giochi, insomma, il rimorchio di giochi che abbiamo. Ok, così dico che dovrebbe andare bene. No, stai fermo. Ok, piccoli movimenti per correggere un po' l'iniezione e poi ci siamo. Intanto qui passa la Vespa, super modificata secondo me. Ok, dritto così ho detto. No, non l'abbiamo proprio beccato. Abbiamo mancato l'ingresso. Ok, così. Girati dietro. Ok, forse facciamo anche un buon parcheggio. Forse ce la facciamo, vediamo un po'. 2,9, dai, non è male, io non faccio l'autista nella vita reale. Scusa. Ah, ok, l'abbiamo messo. Pulsante 21, vediamo un po' adesso cosa ci dice. Quanto abbiamo fatto di danni? Ah, niente, abbiamo solo pagato quei 400 euro per l'incidente. Siamo ancora a livello 5, quindi non ci ha sbloccato un bel niente. Danneggiamento 1%, vabbè, poi andremo dal meccanico a farselo sistemare. Non è importante, 1% è niente. E niente, finisce anche qui questa puntata, spero vi sia piaciuta e ci vediamo settimana prossima, anche se settimana prossima poi c'è Formula 1 2013, quindi non so un po' come gestirlo, visto che c'è la modalità classica e la modalità normale, quindi vedremo un po' come gestirlo, adesso mi regolerò io un po' di conseguenza. Ci vediamo con la prossima puntata, ciao!